Siamo venuti a rendere visita a uno dei giovani emergenti della Sassa di Calcio Latte Dolce, così ben guidata in panca da Stefano Dassi. E grandi apprezzamenti per la figura di Matteo Gadau come giocatore e poi soprattutto come giovane che insomma si sta davvero ritagliando spazi importanti. Le tue sensazioni, Matteo? Ma le sensazioni sono buone. Sto trovando spazi, sto cercando di dare il mio contributo alla squadra, ho cercato di farmi trovare pronto quando è arrivata la chiamata del mister. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e di dare una mano a tutti i miei compagni. Cerco sempre di dare il massimo, sia in allenamento che in campo la domenica. Proseguo così, cercando di crescere giorno per giorno e con umiltà. Come facciamo tutti, come il nostro diciamo motto di squadra, umiltà, però determinati e cazzuti, diciamo. Sì, questo mi piace, perché poi alla fine i risultati parlano chiaro. Sassa di Calcio Latte Dolce, che ormai da qualche anno è nel novero fra delle migliori protagoniste del campionato di Serie D, quest'anno forse quel qualcosino ancora in più che può permettervi di mettervi alla ribalta, voi giovani, grazie anche all'ausilio della grandissima esperienza e dell'energia che talune volte derivano proprio dai senatori. Una delle nostre forze principali è il gruppo, abbiamo giocatori di grandissima esperienza che ci danno sempre una mano e ci aiutano a crescere per noi giovani, ed è motivo anche questo mio di orgoglio. Vado d'accordo con tutti i miei compagni, è un gruppo fantastico. Piano piano andremo avanti, il campionato è ancora lungo e duro, però noi partita dopo partita cerchiamo di farci valere. Ultimissima domanda, intanto grazie del tempo che ci hai dedicato. Un obiettivo, un qualcosa, un sogno nel cassetto di Matteo Gadau, in primis giocatore e poi insomma da ragazzo dal futuro a venire? Ma il mio sogno nel cassetto naturalmente è andare avanti nella mia carriera, piano piano, cercando sempre di mettermi degli obiettivi e raggiungerli. Dopodiché piano piano, lavorando duro, anche perché senza lavoro nessuno ti regala niente, cerco di andare avanti nella mia carriera e spero di riuscirci. Speriamo di riesumare questa intervista, chissà, in qualche altro campionato importante. Magari più importante.